Questo è il mondiale di Totti, questo è il momento. La partita è già finita. Francesco!
ha battezzato l'angolo, non c'è stato nulla da fare, tirato benissimo. Minuti sul cronometro, 50 minuti sul cronometro, non facciamoci ammonire, è finita, l'arbitro aveva fischiato prima, è finita, chiudete le valigie, si va ad Amburgo, chiudete le valigie, perché siamo riusciti a portare a casa un ottavo di finale incredibile. Ma se c'è un segno del destino, questo è il segno del destino. Pallone Miralem Pjanic. Uno solo in barriera per la Juventus, anzi due, si aggiunge Pirlo. Pjanic tenta la conclusione, poi arriva Totti, Francesco! Totti! 1-0, meno 1 da Noda. Fabio ha tirato una sassata incredibile su questa palla che è uscita, no? Perché hanno tirato forte, rimpallata. E lui non ci ha pensato due volte a scaricarla all'incrocio. Nulla da fare per Buffon, ma con che forza, con che veemenza ha calciato Totti. Grandissimo gol di Totti, che arriva a 224 in Serie A. Era nell'aria comunque, perché la Juventus faceva fatica a difendere. La Roma era ripartita fin dai primi minuti, una Roma diversa in questo secondo tempo, più propositiva, con più coraggio. Eccolo il destro, mamma mia che destro, quasi non gira il pallone. Sembra Vidal che sulla prima respinta forse vuole controllare quel pallone e non lo vuole spazzare, ma il controllo non è preciso, la palla rimane lì e Totti non ci pensa due volte, di prima intenzione trova...